Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamere e qui è French Dreams. Bentornati su Xenoverse 2 per tante incredibili e nuove mazzate. Amici miei, oggi abbiamo un tema assurdo, mai visto prima qua sul canale. Preparatevi all'impatto perché non so se siete pronti e soprattutto dovete avere qualche anno in più. I più piccini, astenersi. Ragazzi miei, abbiamo Stripper Goku. Ebbene sì, ragazzi in mutande contro... Con i tacchi! Ragazzi in mutande contro ragazze in bikini. In ogni caso, guardate questo Goku. Una mod, ragazzi, che sinceramente mi ha fatto. Mamma mia, pure! Mi ha fatto davvero strano vederlo. Ovviamente, sia ben chiara la nostra posizione. L'amore libero, ognuno ama chi vuole, senza alcun tipo di problema. Però, vedere Goku con i tacchi. Non me l'aspettavo, mettiamola così. Io vado a scegliere Stripper Goku. Ok, io la ragazza in bikini. Hai una ragazza in bikini. Scegli chi vuoi. Attenzione, c'è anche Kefla che secondo me, scegli lei per ora, questa, non è male. Questa, quale vuoi? Quella che preferisci tu, Francesca. Vi dico da subito di lasciare un like ora, vi voglio carichi al massimo, fatevi sentire. Sì, perché andiamo, ragazzi, sul tuo pianeta. Solo Joseph the Gamer, no, su Yitzhufur non ci vado, solo Joseph the Gamer vi fa vedere queste mod. Stupende, non lo so, però un po' particolari, mettiamola così. Divertenti. Divertenti, questo sì, assolutamente. Anzi, il video di oggi, ma così. Guarda i soldi. Cioè, i soldi poi non cadono, sono lì attaccati praticamente nella mutanda. Ma poi immagina i colpi di Goku, cioè con questi tacchi fanno malissimo. Guarda. Non mi picchiare. Non è che se sono senza. No, trick no, avevi promesso. Ok, trick non li faccio. Ti chiedo umilmente. Ma che fa? Ma guardalo! Ci sta, sì. Stripper Goku. Aspetta, fermati. Ma cosa fa? Ma no! Ma fa tutte le tecniche quelle lì della squadra G. Guardalo! Ma dai, non c'ha le supreme. Non è possibile, Francesco. Ma io non mi aspettavo non ci avesse le supreme. Scusa, non lo faccio più. E vai così. No, volevo fare la Kamehameha, non ce l'ho. C'è tutte le pose di combattimento della squadra Ginyu. Quindi un personaggio come questo non vincerà praticamente mai. A meno che non si concentri sul serio. Ho il Pink Dragon Fist. Aspetta, me ne vado. Sarebbe il pugno del drago rosa. Perché giustamente. No, però ragazzi, mi fa veramente strano, ma solo ed esclusivamente perché non mi sarei mai immaginato un Goku stripper, non per altro, sia ben chiaro, Cioè, non lo so. E Francia, tu cosa ne pensi delle ragazze in bikini che finalmente ritornano qua sul canale? Allora, cioè, le ragazze in bikini non è che mi... ormai... Mamma mia, che colpo! No, ragazzi, okay, assurdo! Ma quanta vita c'ha? Un Goku stripper deve avere molta vita. Ah, perché? Non lo so, arrivo del Salvatore! Ma cosa fa che festeggia così Goku? No! Ma che cos'è? Ma cosa salvi? Cosa salvava così? Vabbè, magari le signorine, quelle lì tristi. Ragazzi, a proposito, consigliateci nuovi temi per i prossimi video, Noi leggiamo sempre tutti i commenti, però stavolta avevamo questa possibilità stupenda. Ma cos'è che ti ridi? Cosa? No, punta verso di me. Quale? E fai quella foto. Questa? No, quella di prima. Aspetta, non ricordo quale ho fatto. Era questa. Wow. La testa è girata di nuovo di là. È un po' strano, devo ammetterlo. Stripper Goku resisti. Stripper, mostra il potere delle tue mutandine. Anzi, e dei tuoi tacchi. Delle tue mutandine esplosive. Esatto, perché... Mamma mia, meno male. Girati. Ottimo, girati. Francesco, qua l'hai persa tantissimo, te lo dico. Stamina... Ho sbagliato. No! Mi hai fatto perdere con Stripper Goku. Stripper Goku perde tutti i suoi soldini. Povero caro Goku. A cosa si è ridotto per portare i soldi e il pane a casa? Cioè, ormai si è trovato un lavoro diverso. E vegeto è mio. Allora, c'era Goku, ok? Sì. Però ragazzi, non c'è solo Goku. Io ve l'ho detto, preparatevi perché fra qualche secondo potreste avere un momento di confusione. Io mi vado a scegliere assolutamente L'androide, però vorrei... Ma... Bellissima, io prendo questa. Questa mi garba un botto, anche perché... E io vado a prendere... Lui! Bam! Vegeta Stripper! Anche Stripper lui Vegeta. Anche lui con i soldi. Lui l'hanno vestito un po' di più. Lui ha senso, lui è vestito da Super Saiyan un po'.
po' più, sì. Le mod più pazze me le fa vedere Joseph. È arrabbiato, e ci credo che è arrabbiato. Ha un rotolo di sotto. Ha un ficcato dove? Tra l'altro. Guardalo, guardalo. Vediamo le vedi le mosse? Sì. Allora. Vedi le mosse che hai? Fai la posa da combattimento. Ah, vabbè, ma sono le stesse. No, è stranissimo. Ti ho mostrato il papà. Poverino, dai. Io ho la danza letale. Bellissima, bella bella. Un bel Kienzan, non riesco a fartelo purtroppo. Ci riprovo perché ora sono... Ah, perché la mossa. È la mossa, è la mossa. Vedi le supreme, che supreme ha per curiosità? Campo finale, arrivo del arrivo salvatore. Del salvatore pure lui. Vabbè, mi sembra giusto. Parati. Aia, stamina, break, break. Malissimo. Ma lo scontro di prima chi l'ha vinto? Io. Ma come tu? Sei è vero. Sei andato, distrutto. Sei andata, passata all'altro mondo. Restiamo family friendly, francese, non dire parolacce che... Non ho detto nessuna parolaccia, allora si è creata questa voce su di me che dico le parolacce. Certo che dici le parolacce, francese, t'abbiamo visto tutti, ti sentiamo tutti in ogni video sempre che sei volgare. Dici un sacco di menzogne, di cattiverie volgarissime. Oh no, qua ho sbagliato tantissimo. Ma cos'è questa... Perché? Francese, perché? Bam! Perché ogni tanto ci stanno, cioè ci sono... Oh, vedete, altrimenti cioè. Vediamo. Oh, ma che combo c'ha? Sono bellissime le combo. Vediamo se ti becca. Mi paro. No, volevo pararmi, ma tanto non mi hai colpito. Quindi non è che c'è stato tanto. Volevo vedere se ti colpiva a te. Ah, volevi farmi colpire col mio stesso Kienzan. Da notare che comunque anche Vegeta ha l'aura rossa. Bello, bello. Aia, aia, aia. No, stamina. Doppio stamina break. Ragazzi, Francesca padroneggia gli stamina break. Come riescono quando non fosse. Mi devono riuscire, capito? Oh, via, via, via. Wow, no. Come ti è andata male, France? Ma proprio malissimo. Bam. Wow. Ma c'ha delle combo assurde. Perché è Lazuli Bomber? Lo sai il vero nome Lazuli? No, mi pare. No, aspetta, è una cosa simile. E non ti ha eliminato. Però c'ho il proiettile Zatsumei. No. Okay. Tutto così nel giro di un secondino. Oh mio caro stripper Vegeta, mo prendi gli schiaffi, te lo dico. Aia. No, dai, stripper. Proiettile Zatsumei. Proiettile degli Tsufuru. No, 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 non era questo. No, via, via, via. Spostati. Come direbbe Francesca. Ecco, ecco, lo schiaffa tu. Cerchietti, che poi queste sono sfere di energia. Mi raccomando. Quindi cerchietti. No. Danza letale, oh. E con una danza il tuo Vegeta Stripper cade. Quindi siamo uno ad uno. Ma guarda com'è bello il costumino. Bello, bello. Bellissima, bellissima. Vedremo un altro personaggio che sceglierò io purtroppo. Ed è proprio giusto. Nappa, che vi ricordo ragazzi essere in mutande. Che con quel codino attorno così non lo ma so che dammi. Il codino? È una coda. Questa ci sta la grandissima. È come se mi garba, Francesca. Allora, area d'atterraggio capsula. Quindi siamo pari. Chi vince questa, vince tutto. Vince tutto, poi ovviamente se ci sarà tempo faremo lo scontro bonus. Però esatto. Ce lo richiedono sempre. Cercheremo assolutamente di fa. Ma guarda Nappa come sta in posa. Ma è fortissimo. Nappa. Becca, Nappa. Che poi effettivamente c'è da dire che Nappa era già incluso proprio all'interno del gioco in mutande. Quindi che volete di più dalla vita? Cioè un Nappa in mutande, ragazzi. Questo è come se le mutande non ce le avesse. Quasi sì, però in ogni caso ce le ha, quindi a scanso di... Ma cos'è, Francia, che sei caduta? Stavo leggendo una cosa e quindi... E quindi è caduto il personaggio? Bombardiere di X, non t'ha beccato? Mazza distruttrice che non serve ovviamente a nulla. Poi abbiamo una granata che non serve... Francia, questa è impazzendo. No, resisti. Che poi il moveset mi pare quello di C18 proprio. Sì, perché guarda il calcetto. Il calcetto è quello di C18. Oh, sei mia. Boom. Suprema che mi ha beccato comunque. Ti ho fatto lo stamina break però. Dispiace Franceschina, non c'è nulla da fare. Aiuta. Farò davvero di tutto per fermarti. No, boom. No. Uffa. Stamina break per te. No, perché mi spia- sono diventata. Si è distrutto il costume. Aia. Alla grandissima. E si è distrutto anche l'albero. Anche l'albero. Purtroppo sì. Quello ha preso il costume. Non mi prendi. Ti prendo. Guarda. Beh, niente da fa. Come mosse. Oh aspetta, allora. Ce l'ho. Ho una bella suprema per te, Francesca. Io te la lancio. Aspetta, via aspetta. Niente ma da fare. Che cosa fa? Occhi mali. Prova. Non mi ricordo per niente. Via. Non me la ricordavo sta cosa. Non si capisce che tipo di mossa fosse. Va benissimo. Cerchietti. Niente cerchietti per me. Cerchietti per te al massimo. Guarda, guarda. Ah, ragazzi, non mi prende. Il problema è che mi piglia pure in giro. Francesca,
Allora, il problema è che la mod è troppo veloce, di conseguenza non si capisce praticamente nulla. Vediamo un po' se riesco a beccarti ora. Bombardiere, niente da fare. Purtroppo, ragazzi, ci becchiamo una suprema in faccia. E il nostro potentissimo Nappa viene sconfitto e Francesca... Si porta la vittoria a casa Francesca e soprattutto delle ustioni perché è stata al sole. Non ti sei messa la crema solare. Quindi ragazzi, Francesca oggi vince, ma abbiamo comunque lo scontro bonus. E chi scegliamo? Per il quale, ragazzi, credo ci siano altri personaggi tipo così in mutande, ma ad essere sincero voglio rivedere Stripper Go. Però lo dovresti scegliere tu. Ok. Quindi sì, dovresti sceglierlo tu. Quindi io vado con Vados, guardalo. Guarda poi la posa, cioè proprio carico al massimo. È super kawaii. Ma Francesca, cos'è che fai? Che ho fatto? Sei scappata. Pensavi che fossi nell'altra diretta. Pensavi che tu fossi Vados e quindi sei andata. Ma Francesca, l'ho capito. Cioè, ci hai provato a non dirlo, ci hai provato a nasconderlo, ma non c'è stato niente da fare. Cioè, Francesca, sei assurda, veramente. Bam. Ah, Francesca, assurda. Pensavi di essere Vados? Sì. Fino adesso abbiamo detto sei come bello sto Goku, come simpatico, troppo carino. Niente da fare con te. Direttore della distruzione, che fa? Non mi ricordo. Vados ogni volta la scegliamo. Devo provare, aspetta. Oh, yeah, Francesca, ho fatto la parata perfetta con Vados e ti ha annullato la suprema. Volevo vedere il Dragon Bring Sharon. No, Sprenon. Sharon. Vabbè, ma tu non l'hai chiamato sì, così. Sì, l'ho chiamato così. Francesca, guarda, prima sei... non l'abbiamo fatto. Sei veramente la peggiore. Non c'è niente da fare con te ormai. Vai così, col bastoncino. Che Goku sembra un piccolo kebab. Sì, infatti, sembra... Come si chiama il marshmallow? Vieni, avvicinati. Non mi avvicino. C'è una sfera di mezzo, non mi avrai. No. Posso fare il Dragon Pink Flower Fest? Non ho capito. Beh, prova a farlo, vediamolo. Vediamolo, va. Prova a farlo e mi dà un pugno e scusa. Mentre lo sto facendo. Ah, vero. No. E questo è l'unico modo per farti recuperare energia. Va bene. Vai. Va bene così. Eh sì, perché c'è poi la cosa da combattimento. Posso pure picchiarti per farti recuperare aura, eh. Quindi dopo senza impegno, senza problemi. Fare. Guarda, e vediamo se mo lo riesci a fare. Non lo riesco a fare. Hai bisogno di 5 barre di aura. Vai, tanto la vinco comunque. Vediamo che riesci a fare. Io credo, è come se credo. Vai. Anche da me. Vai. Bam. È rosa. È proprio rosa. No. No, non vale. Questo è imbrogliare proprio. Te lo volevo far provare, ma... se me lo facevi provare quando lo volevo provare la prima volta, probabilmente non saresti morto. Vabbè, ragazzi, Francesca imbroglia. L'hashtag nei commenti, ormai lo conoscete bene. Sì. Francesca imbroglia. In ogni caso, ci siamo divertiti un botto. Abbiamo visto delle mod davvero molto particolari. Badate bene, sono mod che ho installato solo ed esclusivamente per divertirci. Nessuno si deve sentire preso in giro. Badate bene, mi raccomando, vi voglio bene. Quindi ragazzi, molto presto arriveranno tanti altri video, già domani alle 14.30 con Dragon Ball ST e soprattutto ogni sabato ore 14.30 i video con Francesca ci saranno sempre. Quindi mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale, iscrivetevi al canale di Francesca, guardate altri video cliccando sulle miniature che vedete qui a schermo e alla prossima, ciao!